Buon pomeriggio e benvenuti a Baku. Nel 2017 questo circuito è stato teatro di una delle gare più movimentate della storia recente, con polemiche sulla safety car, sorpassi all'ultimo istante e un podio storico per la Williams e Lance Stroll. Vediamo cosa succederà quest'anno. È ora del Gran Premio dell'Azerbaigian. A Baku il giro è di 6 km per le strade cittadine, 7 curve a destra e 13 a sinistra per un totale di 20. Attenzione alla safety car oggi, gli incidenti sono comuni su questo circuito e il bagnato peggiora le cose, in modo particolare nella strettissima curva 8. Per la gara di oggi sarò nuovamente in compagnia di Luca Filippi. Parliamo un po' di Kimi Raikkonen. Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi è la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara oggi. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Kimi Raikkonen completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Vettel, Max Verstappen e Ricciardo, Sainz, Hülkenberg, Perez ed Esteban Ocon, Magnussen, Alonso, Pierre Gasly e una Sauber, Leclerc, Hartley, Lance Stroll e Sergei Sirotkin. Grosjean ha preso una penalità in griglia di partenza e Stoffel Van Dorn completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. La posizione di partenza è davvero ottima, cerca di mantenerla. Hey, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrace, oggi siamo su Formula 1 2018. Continuiamo la carriera, dato che non ho molto tempo durante la settimana. Uscirà qualche video sulla carriera. Quando avrò più tempo libero, riprendiamo a fare le live come è stato questo weekend passato. Oggi siamo a Baku, come avete visto, e finora ho fatto sia prove libere che qualifiche sull'asciutto. E oggi piove, piove poco ma piove. Montiamo con le intermedie, partiamo con due giri carburanti in più, ci sta bene. E l'importante è non fare cavolate, cosa che ultimamente sto facendo in gara, quindi... Giro di ricognizione. Vado subito a modificare il bracciamento della frenata. Punto 40%. Non si vede assolutamente nulla. Scivola parecchio la macchina. Famosissima curva 8. Qua se si incastra uno in gara ora, vuol dire cosa succede. Speriamo bene. Partiti. Sono molto concentrato. Non vedo assolutamente nulla, non mi avvicino. Ah! Oh. Oh, che casino che ho fatto. Conferma strategia. Ok. Dai, togliti. Ok,
Ma gara da buttare. È una pista che a me non piace questa, va per forza finì così. E l'ho già durato troppo. Mannaggia. Poi questo gioco su bagnata è difficile. Via. Ho anche 5 secondi di stop and go per la collisione che ho causato, giustamente. Ormai la cazzata l'ho fatta, quindi pusha. Pilota davanti. Davanti c'è Magnussen. Il distacco dalla vettura che ti precede è 37,2 secondi. Monta gomme intermedie e nuove. Le sue gomme sono state montate 2 giri fa. L'ultimo giro è stato 2,0,3. Oh, non ce la farò mai a recuperare nessuno, aiuto! No! Aiuto! Niente. Via. Anche rara. No! No, le gomme dietro sono... Questa pista mi sta proprio sul cavolo, guarda. Le gomme non tengono più. Senti, ormai ci giochiamo tutto per tutto. Ho detto che metti le ute. Pronti, vai! Ora vi dimostro come seguire sul bagnato. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Bandiera blu. Mi piaci tu. La perdo. Io ragazzi, questa gara sarà da dimenticare. E che ora mi ritiro dalla gara, almeno preservo un po' i componenti del motore, che è meglio. Ah, guarda, mi sei incastrato. Non mi ce la fa più uscire. Hamilton, Raikkonen, Vettel. Peccato che è stata una gara schifosa. Eccoci. Che sfortuna oggi. Cosa è andato storto? Quell'impatto sembrava piuttosto serio. Quale? Puoi spiegarci cos'è successo? Oggi c'è stato qualche piccolo scontro. Di chi è la colpa, secondo te? Colpa mia. Ma che cacchio.
Come pensi che abbia influito il clima sul risultato di oggi? Ottimo, ed è tutto. Ciao. E nulla, è stato errore mio lì, da lì tutta la gara è andata in picchiata. Non ci potevo fare nulla, niente. Purtroppo con l'acqua è pericoloso, come avete visto, non si vedeva nulla. È stato un rischio più... un rischio stupido. Circuito, tra l'altro, che non è che mi fa proprio schifo, sinceramente, non è un circuito. Però abbiamo 1400 punti. Ah, è completa 4 programmi di prova. Fatto. Come avvio negozianti? Come? Di già? A Barcellona? Eccoci. È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Se vuoi, puoi accettarla. Ma ti consiglio vivamente di fare una controfferta e tentare di ottenere qualcosa di meglio. Da qui possiamo modificare la scuderia con la quale stiamo contrattando. Non c'è scritto da nessuna parte che devi rimanere per sempre con la stessa scuderia. Selezionane una diversa da qui. Avrà effetto solamente sulle trattative. Il trasferimento non avverrà finché il nuovo contratto non verrà siglato ed entrerà in vigore il primo weekend di gara dopo la firma. Allora, posso decidere tra... Voglio la Renault. Non ho capito, sono passato alla Renault. Ah, accetto contratto. No, che terzo. Oh, Anini. Dai, dal 2010. Ma anche secondo pilota, no, va bene. Non ho capito. Non gli sono piaciuti i nostri tempi. Riproviamo. Ora ho capito come funziona. Vacca troia. Vediamo un po'. Oh, ci sta. Bene. Sono tutti contenti della proposta. A partire dal prossimo weekend di gara, farai ufficialmente parte di un'altra scuderia. Quindi ti conviene iniziare a prepararti per il trasferimento. Ah. Ma quindi sono passato alla Renault? Ricordati di scegliere un pilota da considerare come tuo rivale dalla schermata Rivalità della Workstation. Dai, mettiamo Stroll. Quindi siamo in Renault? Voglio vedere questa cosa, ma sono in Renault ora? Cioè, mi hanno buttato fuori dalla Sauber? LOL. Tre gare, mi hanno già buttato fuori, ottimo. A sapello potevo puntare a un top team, sì. Benvenuto nella tua nuova scuderia. LOL. La Renault è una scuderia con molte vittorie alle spalle. È metodica e determinata a ritornare sul podio. Il talento non basta. Questa scuderia cerca un pilota che dedicherà anima e corpo a tale impresa. Praticamente siamo arrivati in Renault. La macchina... quanta roba ha sviluppato questi bucaioli. Tanta roba. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. La gara non mi è piaciuta affatto. Però ora siamo ufficiali in Renault. Abbiamo abbandonato la nostra Alfa Romeo Sauber. Ma anche il tempo di arrivare che ci hanno già cacciato via. Speriamo di durare a lungo con questo team nuovo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!